Ciao a tutti ragazzi, buon primo luglio. Buon primo luglio a tutti quanti. Oggi è una giornata speciale per un motivo solo, e cioè il primo luglio è ufficialmente l'inizio della nuova stagione sportiva, perché al 30 giugno scadono tutti i contratti e, dato che il 30 giugno 2024 è arrivato, la Juventus si è liberata di alcuni calciatori, ufficialmente e ufficiosamente, che dir si voglia, per un motivo. Alessandro è andato in scadenza, sappiamo tutti che Alessandro non rinnoverà il contratto con la Juventus, è stata fatta una festa di addio in occasione di Juventus Monza, il brasiliano salutato dopo tante stagioni all'ombra della morte ed è pronto ad prendere in considerazione ipotesi eventuali per una nuova avventura. Non solo, è scaduto anche il contratto di Adrien Rabiot. Ufficialmente, in questo momento, Adrien Rabiot non è più un calciatore della Juventus. Potrebbe rimanerlo? Sì, assolutamente sì, perché Rabiot potrebbe rinnovare, comunque anzi firmare un nuovo contratto con la Juventus, e comunque riuscirebbe ad usufruire dei benefici legati al decreto crescita. Quindi la storia tra Rabiot e la Juventus è ufficialmente finita, ma potrebbe quell'ufficialmente diventare un ufficiosamente, perché il contratto potrebbe essere rifirmato in un qualsiasi momento. Questa cosa accadrà sì o no? Qui bisogna aspettare, bisogna vedere, bisogna cercare di capire. Vi dico la mia: per me a questo punto no. Per me a questo punto la Juventus andrà dritta e forte su Kefren Thuram. Se riuscirà a chiudere il francese, io non penso che si andrà a ritrattare nuovamente con Rabiot per cercare di farlo rimanere a Torino. Sarei veramente, anzi decisamente stupito di una roba di questo tipo. Poi Cristiano Giuntoli quest'anno ha deciso di fare le cose in grande, sta facendo veramente di tutto e di più. Quindi io qui alzo le mani e dico: vediamo quali sono le intenzioni, ma mi sembrerebbe assurdo pensare all'arrivo di Douglas Luiz, all'arrivo di Kefren Thuram e al rinnovo di contratto di Rabiot contemporaneamente. Poi tutto può succedere, perché sappiamo che la Juve non ha mica terminato qui le operazioni in uscita, anzi, e ne parleremo, ci sono quelle legate a McKennie, ci sono quelle legate a Nicolussi, a Miretti, e poi non solo, perché nella seconda parte di video parleremo anche di un altro tipo di giocatore. È il primo luglio, il che significa che Thiago Motta oggi è ufficialmente l'allenatore della Juventus, non che prima non lo fosse, però inizia proprio da oggi. Oggi è il primo giorno ufficiale di Thiago Motta come allenatore della Juve, dato che il suo contratto col Bologna è scaduto proprio ieri, 30 giugno 2024. Quello con la Juve era quindi un preaccordo. Bene, oggi invece senza tutti a lavorare nella stessa direzione, anche se anche prima era già stato fatto con tante chiacchierate. Non solo, perché ci sono anche altri giocatori in Serie A che vanno a concludere il loro contratto e che possono accasarsi liberamente, come già potevano fare, firmare un precontratto già dal primo di gennaio, però ci sono alcuni calciatori in Serie A che chissà che non possano essere visti dalla Juventus come opportunità di mercato, perché c'è un certo Juan Cuadrado. Direi che lo lascerei tranquillamente dov'è. C'è Ricardo Rodriguez del Torino, che proprio l'altra sera abbiamo visto in occasione di Svizzera-Italia. Tra l'altro, permettetemi un secondo per commentare il gesto tecnico di Bellingham, perché ha fatto veramente qualcosa di mostruoso in quel ragazzo. Ogni tanto sembra essersi reincarnato Zinedine Zidane. C'è Leonardo Spinazzola, nostra vecchia conoscenza, che anche lui lascerei tranquillamente nei giocatori svincolati, pronti a firmare per qualche altra squadra. Diciamo che dal punto di vista fisico Spinazzola non ha mai dato grandi garanzie. Poi un conto è se lo prendi per fare il titolare, assolutamente no, un conto se lo prendi per allungare la squadra, allora in quel caso, anche per un discorso legato alle liste del settore giovanile della Juventus, potrebbe avere un senso, ma lo lascerei proprio come ultimissima opzione in caso di necessità gli ultimi giorni di mercato. C'è Pereira, un altro ex della Juve che era stato trattato già a gennaio, poi non era arrivato, al suo posto è arrivato Alcaraz, che tornerà invece in Inghilterra. C'è Jack Bonaventura, un altro di quelli che era stato trattato proprio per essere un colpo a parametro zero a gennaio, e poi c'è appunto Adrien Rabiot, e poi altri nomi che non sono per niente interessanti in Serie A. Sono questi i giocatori che possono essere trovati al mercato dei giocatori liberi. Però ieri abbiamo avuto un'ufficialità,
abbiamo avuto la conferma che Douglas Luiz è un calciatore della Juve, un po' anche in barba a tutti quelli che non credevano che la Juventus potesse portare a termine questa operazione. Invece i ben informati, ne abbiamo discusso tanto qui sul canale, parlavano di necessità da parte dell'Aston Villa di concludere queste operazioni entro il 30 di giugno, almeno la cessione del giocatore. Non è un caso che ieri sia arrivata la conferma della cessione, quindi entro il 30 giugno dall'Aston Villa alla Juve. Invece oggi, 1 luglio, è arrivata anche la conferma dei giocatori che dalla Juventus invece hanno fatto il percorso inverso, e cioè Ealing Junior e Barrenechea. Direi di andare a leggere un po' di comunicati ufficiali. Questo è il comunicato ufficiale per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Douglas Luiz con Juventus, che comunica di aver raggiunto l'accordo bla 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 per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore di fronte a un corrispettivo di 50 milioni di euro pagabili in 4 esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 1.5 milioni, il che significa alcuni soldini che sono andati agli agenti che hanno portato avanti la trattativa. 4 anni di contratto, quindi fino al 30 giugno 2029, il giocatore dovrebbe guadagnare 4.5 milioni di euro più bonus, quindi va a prendersi quello slot degli stipendi più alti in casa Juve, un'altra motivazione del perché, secondo me, Adrien Rabiot alla fine, nonostante il decreto crescita, non andrà a rinnovare il suo contratto con la Juve. Allo stesso tempo, oggi invece abbiamo questo bel papirone che sono gli accordi per la cessione di Ealing Junior e Barrenechea. Samuel Ealing Junior, a fronte di un corrispettivo fisso di 14 milioni di euro pagabili in 4 esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni, quindi 17 milioni in totale, bonus compresi, più quella percentuale del 10% sulla futura rivendita nel caso, ok? E che questa operazione genera un impatto positivo economico sulla Juventus di quasi 12 milioni di euro al netto degli oneri accessori che parlavamo prima, quindi compensi agli agenti, contributi di solidarietà, quindi una plusvalenza molto importante per la Juve, per un giocatore che è in scadenza 2025, quindi la Juventus doveva cedere per forza di cose. E invece Barrenechea, a fronte di un corrispettivo di 8 milioni pagabili in 4 esercizi, oltre a premi variabili di un massimo di 3, quindi alla fine sarebbero 11 milioni massimo per Barrenechea. Anche questa operazione esercita, anzi genera un impatto economico positivo pari a 5.5 milioni, quindi abbiamo due plusvalenze importanti messe a bilancio dalla Juventus, plusvalenze vere, concrete, di giocatori che hanno giocato in Serie A, hanno avuto la possibilità di giocare anche in Champions League, di giocatori che sono importanti sul panorama calcistico europeo e che infatti vanno a giocare in Champions League in una squadra di Premier League, quindi direi mica pizza e fichi. Poi c'è tutta questa bella parpardella della Juventus necessaria dopo i fatti di qualche anno fa, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Importante per la Juve evidenziare come in data 30 giugno, quindi ieri, è stato comunicato anche all'interno di un comunicato stampa l'acquisizione di Douglas Luiz, e si dice attenzione però, perché queste due operazioni sono scollegate, non sono operazioni separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Il fatto che io stia parlando con l'Aston Villa per tesserare quel giocatore e allo stesso tempo loro sono interessati anche agli altri giocatori, stiamo sì parlando di trattative con un club, di un club nei confronti di un altro, ma sono tutte operazioni scollegate. La Juventus va a evidenziare questa cosa perché è di vitale importanza, assolutamente. Quindi per tutti gli scettici che Giuntoli era sotto l'ombrellone con il mojito in mano a grattarsi i gioielli di famiglia, no, non è così, tant'è che il primo giorno di mercato, perché oggi apre anche ufficialmente il calciomercato tra le altre cose, la Juventus è già andata a ufficializzare un colpo in entrata, due in uscita, e sta aspettando la possibilità di ingaggiare pure Di Gregorio, che tra l'altro qui si apre un'interessante parentesi, perché nelle ultime ore si era palesato un potenziale interesse per Szczęsny anche in Serie A, non solo sirene arabe, bensì Szczęsny che potrebbe diventare, udite udite, l'erede di Di Gregorio al Monza, con Di Gregorio che diventerebbe l'erede di Szczęsny alla Juventus, quindi anche in questo caso sarebbe molto interessante, devo dire la verità, un'idea molto ambiziosa per quanto riguarda il Monza, veramente molto ambiziosa, perché Szczęsny rimane un portiere di assoluto livello, io credo che anche oggi sia uno dei migliori portieri
in Serie A Wojciech Szczęsny, quindi il Monza sta pensando in grande, anche se sappiamo che dall'altra parte ci sono delle offerte molto importanti dall'Arabia, ma c'è stato anche un rallentamento nella trattativa perché Giuntoli vorrebbe monetizzare la cessione di Szczęsny, e quindi chissà che anche col Monza non andremo a leggere un comunicato di questo tipo dicendo sì, ma Szczęsny nella trattativa separata non c'entra niente. Sicuramente il Monza andrebbe a fare un colpo importantissimo. E attenzione però, che prima vi dicevo c'è un giocatore di cui voglio parlare nella seconda parte del video, e sto parlando di Manuel Locatelli, che dopo essere stato escluso dalle convocazioni per gli europei per Euro 2024 da Luciano Spalletti, potrebbe partire perché ci sono alcuni club interessati a Locatelli. Ci sarebbe De Zerbi, che sarebbe voglioso di tornare a lavorare insieme a lui, e quindi vi dico la mia opinione su Manuel Locatelli. Lo sapete benissimo, io credo che questo sia l'ultimo vero anno per Locatelli in grado di dimostrare di poter stare nella Juve, perché in questo momento, dopo 3 anni, Locatelli ha dimostrato di non poter essere un titolare di una Juventus di alti livelli. Questo è fuori discussione. Questo è quello che ci racconta la storia juventina di Manuel Locatelli. 3 stagioni dove si era partiti bene e poi si è andati veramente verso il basso. Non solo per ragioni legate a Locatelli, sia ben chiaro, lo sappiamo, tanti giocatori anche di profilo tecnico più elevato, di caratura tecnica maggiore, hanno faticato all'interno della Juventus di questi anni, ma sicuramente Locatelli ha un'ultima grande possibilità. Se la Juventus ha la possibilità di cedere Locatelli oggi e monetizzare il cartellino di Locatelli oggi, fa bene a farlo. Per quanto mi riguarda, non sono io che metterei un veto alla cessione di Locatelli, anzi credo che la Juventus debba cercare sempre di aumentare e di migliorare i giocatori che ha a disposizione. Se ci sono squadre interessate a Locatelli e lui è interessato a prendere in considerazione altre avventure, perché no? Poi io non credo che Locatelli voglia lasciare la Juventus, io credo che voglia giocarsi l'ultima grande possibilità. È ovvio che se davvero De Zerbi ha fatto il suo nome, ed è stato proprio De Zerbi a lanciare Locatelli nel calcio ad alti livelli e a fare in modo che il suo nome potesse valere certe cifre, fargli raggiungere la convocazione agli europei, vinti poi anche da Locatelli stesso, credo che sarebbe quantomeno stimolante per il ragazzo, che però secondo me vuol dare priorità alla Juventus, ma deve anche prendere in considerazione il fatto che sta aumentando e non di poco la concorrenza, la competizione all'interno della Juve nel suo ruolo. Douglas Luiz, la Juve sta cercando di chiudere Thuram questa settimana. Fagioli, vedremo se verrà rinnovato pure Rabiot. Cioè, cosa sarebbe il quarto, quinto? La sua volontà è quella di giocare, di ritrovare la nazionale, che cosa vuol fare? Quindi la Juve, se ha la possibilità di cedere Locatelli, per me fa benissimo. Qualcuno mi diceva, sì, però Allegri si è dovuto beccare Locatelli per 3 anni e invece Thiago Motta c'ha quelli più forti. Io ho già affrontato l'argomento in un video dedicato, rispondo con 2 robe. Allegri è l'allenatore con cui Locatelli è arrivato alla Juventus per 40 milioni di euro. Cioè, Allegri era d'accordo, era contento, era a favore dell'arrivo di Locatelli. Quindi non è che Allegri si è ritrovato Locatelli perché sì, in seconda battuta. Locatelli nella testa di Allegri non era nemmeno un titolare, e non ve lo dico io, l'ha detto lo stesso Massimiliano Allegri, rilasciando un'intervista proprio prima di Monza-Juve a Mario Sconcerti, che nel frattempo è scomparso. La ricorderete, la Juve virtuale, la Juve che non ho avuto a disposizione, dove lo stesso Allegri, papale, testuali parole, diceva sì, però noi ci eravamo immaginati una Juventus con titolare davanti alla difesa Paredes e come mezze ali nel 4-3-3 Rabiot e Pogba, ma questi giocatori insieme non li abbiamo mai avuti a disposizione. Significa che nella testa della Juventus, nella testa di Allegri, Locatelli comunque non era un titolare. Cioè, questo mi sembra abbastanza chiaro e scontato, e si ritroverebbe nella stessa situazione attuale, perché oggi Locatelli non sarebbe titolare, perché se si gioca a due giocherà Douglas Luiz e molto probabilmente Fagioli, con Thuram che andrebbe a fare forse la riserva di uno dei due. In caso di giocare a tre, ovviamente sempre considerando l'arrivo di Thuram, ci sarebbero Thuram, Douglas Luiz e Fagioli, e Locatelli sarebbe comunque l'escluso. Questa è la grande volontà della Juventus, migliorare sensibilmente il centrocampo. Ma smettiamola di guardare indietro, smettiamola di cercare di trovare delle giustificazioni. È finito tutto quel ciclo lì, Adesso bisogna gasarsi, bisogna essere felici del fatto che la Juventus sta facendo le cose come Dio comanda, e lo racconta il fatto che al 1° luglio abbiamo già chiuso un colpo molto molto importante dal punto di vista economico e dal punto di vista tecnico, come Douglas Luiz che arriva alla Juve e l'eccezione di 2 giocatori che fanno parte del settore giovanile, che la Juve ha inserito in prima squadra, fatto ruotare in Serie A e poi venduto perché non li riteneva francamente più necessari.
Io ho qualche remora su Ealing, che è un giocatore che a me piace, su Barrenechea non ho avuto mai delle grandi sensazioni e quindi la cessione è assolutamente positiva per quanto mi riguarda. Voglio sapere però le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Il primo luglio racconta tante storie, sono soltanto appena iniziate. Sediamoci lungo la riva del fiume e guardiamo quello che sta cucinando Cristiano Giuntoli. Ciao a tutti.